Una tragedia, quella accaduta nella serata di ieri in via Montefeltro a Fano, dove un uomo ha ucciso la moglie gravemente malata e poi ha ingerito dei barbiturici tentando di uccidersi. Il settantenne è stato soccorso dal 118, mentre per la donna, al momento dell'arrivo dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. L'uomo, infatti, l'avrebbe uccisa con le sue mani qualche ora prima dell'arrivo dei soccorsi. Ad accorgersi della tragedia sarebbe stato il figlio, che li ha trovati così nella loro abitazione. Il settantenne è stato dichiarato in arresto dalla polizia per omicidio volontario. Si tratta di Angelo Sfuggiti, mentre la moglie si chiamava Rita Talamelli, di 66 anni. Per lei è stato possibile solamente constatare il decesso. Sarà ora l'autopsia, prevista nelle prossime ore, a dare delle indicazioni più precise sull'accaduto. L'uomo l'avrebbe uccisa mani nude, poi avrebbe ingerito i farmaci, probabilmente con l'intenzione di farla finita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano e i carabinieri, oltre ai sanitari. La moglie sarebbe stata gravemente malata da tempo. L'intera famiglia era conosciuta a Fano in quanto aveva gestito una nota pizzeria nel quartiere di Rosciano. Le indagini sono attualmente in corso.